në studio në qëndrore të lajmeve, ka mbritur një prej ikonave të televizionit italian dhe jo vetëm, korespondenti i njohur i CNN-it, një mik që rikthehet në studion ton, një bashkëprezantues, vjeni Alessio Vinci, dhe siç kemi bërë gjithmonë në transmetimet Agon Channel, ne bëjmë drejt për drejt yren. Benvenuto, caro Alessio. Come stai? Bene, grazie. Ben trovati. Era lo stesso studio, eh? Lo stesso studio dove ti ho lasciato, mi ricordo che ho trascorso qui tantissime ore in questo studio, sì, sì. Nell'altro studio. Era un momento molto importante per l'Albania. Sì. C'era un voto, sì. C'è stata un'elezione, il paese ha cominciato a dire, ha fatto un grosso cambiamento e adesso siamo qua per osservare questo cambiamento. Io vorrei accompagnare Agon Channel nella crescita di questo paese, così cresce il canale, cresce il paese. Ma non solo. Diciamo che io ho detto questo è un breaking news. Addirittura. Da giorni faccio breaking news e c'è il cuore che mi batte fortissimo perché Agon Channel non sta crescendo, è già cresciuto. Perché Alessio Vinci da oggi, non lo sai ancora, te lo dico io. Dimmelo, cosa mi aspetta? Sarà il direttore editoriale di Agon Channel. Per la prima volta nella storia di una televisione in Albania noi avremo una icona della televisione italiana, non solo il corrispondente noto di CNN Alessio Vinci, che farà il direttore editoriale, per dare un po' l'idea che non è solo una televisione che fa produzioni per un piccolo paese come l'Albania, ma il mondo è un paese e per questo saremo internazionali. Congratulazioni. Guarda, grazie Sunila, io vi ringrazio perché ho ricevuto un'accoglienza davvero incredibile qui ad Agon Channel. Mi aspettavo, francamente, tanti sorrisi e tanti amici che ho conosciuto soltanto pochi mesi fa. Il direttore editoriale sembra una parola enorme, ma di fatto io voglio semplicemente partecipare il più possibile con voi a raccontare questo paese che sta, come dicevo prima, attraversando un momento molto, molto interessante. Il direttore editoriale sembra molto borghese e molto, quindi molto potente come espressione. Io invece voglio lavorare con voi in redazione. Vedo di fronte a me Andrea Di Quarto. Signor Andrea, vi prego, venite. Benvenuto. È una rappresentanza molto importante. Stiamo parlando di una rappresentanza di un settimanale nota e prestigiosa, che ha più di 2 milioni di lettori. Esattamente, però sei informatissima. Bella. Sì, mi hanno detto, così funziona qua. Siete in Albania per la prima volta? Siamo in Albania per la prima volta e siamo venuti al seguito di Alessio, perché ci incuriosiva molto vedere cosa sta succedendo qui ad Agon Channel, con un imprenditore italiano che sta scommettendo sulla televisione in Albania, con un giornalista italiano che sta scommettendo sui giornalisti albanesi, e quindi volevamo proprio vedere e raccontare al nostro paese che cosa succede qua, che cosa può nascere, che cosa sta nascendo. Tra l'altro, guarda, io ti posso garantire una cosa, che non se l'aspettava mai una partenza come questa. Tu dici, perché andare in onda sicuramente sì, no. Perché arrivare, atterrare, arrivare in uno studio televisivo pensando di fare 4 foto e poi andare a cena, ho detto, guarda, ti dico una cosa, noi arriviamo che c'è già il telegiornale in onda, sì. Anzi, ti dirò una cosa, Francesco Becchetti, che è il proprietario della televisione, ha fatto ritardare, secondo me, arriva un po' in ritardo, perché ha fatto ritardare la nostra partenza da Roma? Perché lui voleva atterrare in tempo, perché tu fossi in onda e col io telegiornale. Ti dico un'altra perché cosa, se io arrivavo io prima sapevo, ce ne andavamo in albergo. No, non eh? È vero. Io sono la testimone ufficiale. Mi stavo preparando per i news con tutto il gruppo e in 5 minuti mi dice breaking news. Questo e bam in studio. Io, ma questa è la televisione. No, ma io voglio dire una cosa ad Alessio, che io sicuramente non me l'aspettavo, ma ci speravo molto di conoscere Sunila, perché ecco, avevo guardicchiato un po' la quindi TV Sunila, dall'Italia. La vera breaking news sai qual è? Che lui è venuto a seguito mio, però fa il servizio certo, su di te. Questa davate, è la breaking news. Questa è la vera breaking news. Ma no, a me fa un piacere enorme. Perché adesso voi sarete la nostra finestra per conoscere l'Albania, come lo siamo stati. Come non soltanto, ma adesso vedrai che dopo questo esperimento cominceranno a venire un sacco di italiani a lavorare qui in Albania. Quindi stanno ci sarà l'immigrazione. Al contrario, capisci? Dopo che voi siete venuti nel nostro paese, adesso è giusto che gli italiani piano piano ritornino. Nuovo secolo. Ma il movimento delle star fa bene, vuol dire che quelli albanesi vengono in Italia. Abbiamo avuto una ragazza, una cantante albanese che ha vinto The Voice in Italia. Sì, quindi, il Haida Dani. Non dimentichiamoci, Clady naturalmente. Clady ovviamente, beh, Clady ormai è consolidato. Quindi, perché no, va benissimo, siamo molto contenti. Di chi è che crea quindi, qua questa confusione? Ecco qua, c'è un altro. Vi prego, c'è un certo personaggio lì, critica di Dio. Adesso però non è che comincia a parlare albanese, perché sennò non capiamo più niente noi. Io vado in team, chi sta con Channel? Kledi ka di unë ndër imazhe të Agon Channel, tash më i bëri njohur, pas intervistës që zhvilluam bashkë në Rom, të gjithë më pyesin, kur do të filloj Kledi ka di unë Agon Channel? Dhe përgjigja është? Sa më shpejt. A me da un piacere enorme. Vedi un po', Alessio,
un'icona del giornalismo, giornalismo di razza, puro, che io amo a dirlo così, l'ho detto sempre. Un ragazzo albanese che è diventato una star in Italia. Una star albanese che diventerà molto presto una star italiana. Che sto scherzando. È un giornalista che ha di fronte la storia con gli anni così compresi e zippati. Ma ti stiamo dando un materiale che tu fai la storia in due pagine. Assolutamente. Guarda. Si chiama l'editore, ci raddoppiamo il numero. Come sarà il titolo di questo poi, reportage? Ci stavo avanti pensando. A tutta birra. Un titolo potrebbe essere L'America, scritto tutto attaccato. L'America è qui. C'è una grandissima energia in questo paese. Mm-hmm. Lo abbiamo scoperto, io l'ho scoperto già qualche mese fa quando sono venuto. Lui penso che lo sta scoprendo in questi primi... Vedrai. Io ci sono nato. C'è anche una metodologia di lavoro così, che ormai... Io onestamente adesso non credo che in Italia questo tipo di energia lo ritrovi, sicuramente non a livello nazionale. Poi, per carità, ci sono tantissime realtà di televisioni locali che lavorano esattamente come stiamo lavorando noi. Devo abituarmi a dire noi e non più voi adesso. Però ecco, a livello nazionale, a livello di paese, i grandi network forse hanno perso un pochettino, sono un po' imborghesiti, sono pesanti, sono macchinosi, sono un po' adagiati sui loro successi. Tieni presente che il sistema televisivo italiano è molto complesso ma anche molto semplice nella sua struttura. In fondo c'era un editore solo che era TV di Stato, poi è arrivato un signore che si chiama Silvio Berlusconi e ha tagliato in due il mercato, e fino a poco tempo fa il mercato era diviso in due. Adesso, grazie anche alle nuove tecnologie, questo si sta un po' cambiando, quindi stanno nascendo nuovi canali sul digitale terrestre che danno un po' fastidio alle grandi televisioni generaliste. Mm-hmm. Quindi questo monopolio che le grandi TV avevano non, piano piano si sta diluendo, e quel tipo di energia, secondo me, che c'è qua, bisogna trasmetterla anche lì. Cioè, bisogna che ma si qui capisca... C'è anche un momento molto interessante. Va bene, la concorrenza dei nuovi canali, che nascono così, della voglia, della passione. Ma diciamo che è una televisione che nasce a Tirana, al capitale di un piccolo paese, che addirittura va a fare un cast, un staff internazionale per far concorrenza ai grandi che non conosce confini geografici, e questa è una novità. Guarda Sonila, sicuramente è una grande novità. Quello che non bisogna mai dimenticare, questo te lo dico da giornalista, è che questo lavoro di crescita è un lavoro che impiega tantissimo tempo, perché la ninfa principale di un canale televisivo che si basa sull'intrattenimento ma anche sull'informazione e la credibilità, cioè la credibilità di quello che noi raccontiamo. Quando uno vede la tua faccia, la mia faccia, la faccia di altri giornalisti in televisione, la prima cosa che deve, ancora prima di sentire quello che noi diciamo, ci deve credere. E per poter fare questo dobbiamo lavorare tutti i giorni cercando di dare l'informazione così come ci viene, così come la vediamo, così come la raccogliamo, senza cucinarla, senza cercare di travestirla, aggiungere commenti. Guarda, io mi ricordo, avevo un capo all'inizio, mi diceva: guarda, se non vuoi sbagliare nel giornalismo, evita gli aggettivi, perché gli aggettivi rovinano la notizia. Tu puoi raccontare una cosa anche senza aggettivi, basta che racconti così come la vedi. Ecco, io vorrei cercare di trasmettere questo tipo di atteggiamento nei confronti. E l'hai fatto, infatti. Ma sei anche fortunato, Alessio Vinci, perché vieni in Albania in un momento molto importante. È stata la rotazione politica, adesso un nuovo governo, i socialisti che dopo 8 anni stanno in potere, e abbiamo tutto il tempo e siamo già nel momento giusto per far monitorare e controllare se fanno poi quello che hanno promesso. Buon lavoro, grazie, benvenuto. Grazie Sonila, buon lavoro anche a te. Tu sei una macchina da guerra, lo so io, perché guarda, ogni volta che ti guardiamo via internet sei sempre in onda tu. Ora ho capito perché noi siamo arrivati un quarto d'ora fa e ci avete già fatto fare mezz'ora di televisione. Vedrai, con te poi sarà accelerato tutto. Io continuerò a dare le notizie, ecco, che sono molto importanti. Ti invito di guardarli anche te, adesso signor andiamo. Direttore. E poi ci incontriamo insieme. Benissimo. Fra un po' per parlare di questo Agon che Perfetto. Cresce. Tutto in diretta. Se stacchi i microfoni. Vuoi che ci portiamo via le sedie? Ma sì, portiamoci via le sedie. Dai, facciamolo noi, mia, guarda. Mi porto via la sedia io. E questa andiamo. È la televisione.